lasciamo stare, va bene? Davide non parte, scaricate tutto, lasciate solo la roba di Pamela. Tanto, ma dico io, che vi costa chiamarmi su Resurrezione? Pamela, per favore, non mi ci mettete pure voi. Su Resurrezione. Va bene, allora chiamatemi come volete voi. Allora, stai caricando? Tu mi vuoi far uscire pazzi. Ma non hai detto pure tu che il cambiamento d'aria gli può fare solo bene. Bene, perché che ti? Davide sta sempre un po' così. Papà! 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 Ma che vuoi? Sto scendendo! E allora se stai scendendo, che me lo dici a fare? Scendi e basta. Voleva avvisare! No, allora quello sta troppo esaurito. Ma cominci un'altra volta. Ma mi pare che stai esagerando. Davide a Napoli non sta mica solo, sta con me, no? Ehi, è proprio questo quello che mi preoccupa. Sei stonato. Stai sempre con la testa fra le nuvole, Pamela. Allora, prima di tutto, ti prego di non chiamarmi Pamela. Si può dire che mi sono fatta Monica proprio per cambiare nome. E poi che è sta cosa? Chi te l'ha detto che hai sostonato? E se poi non te lo danno il posto nella scuola tua, eh? Tu a me non mi conosci. Io vado dalla madre superiore e le dico, madre, ho portato mio nipote. Fa il maestro, gli dovete dare una classe. Che la scegli, la pigli, gliela do, è fatto. Oh, bravo, così devi dire. Amadino vuole le uova, bambine? Le uova, bambine. Bravi due, mamma. E come ti sei vestito? È che ho pensato che non si può mai sapere qualche cambiamento di temperatura improvviso, capite, ma? Eh sì, sta partendo per la Siberia. Vabbè, non ho capito perché. Ma che c'è stata lì? E mi è venuto da ridere. Scusi, ma perché? Non si può nemmeno più ridere qua. Non c'è a la risata. Beh, papà, allora io me ne vado. Il numero di telefono della pensione lo tenete. Chiamatemi voi, perché secondo me se mi chiamate voi, a me la telefonata mi viene a costare meno, secondo me. Telefonate, spiss. Telefonate. No, è troppo esaurito. Il ragazzo è troppo esaurito e un cambiamento d'aria non gli può fare che bene. Ma allora, vai. Ma per forza, non lo vedi come sta? Sì, mandali di forte che corre, non voglio sapere niente. Avete riempito la corriera tutta di bagagli. Il serpente non ci sta, lo deve aver sistemato il bagagliaio. Ma quale bagagliaio? Ma siete diventato pazzo? Il serpente deve salire sul pullman. Lo sapete che se si rompe è tutta responsabilità di mio nipote, eh? Si capisce, perché se tu invece ti stavi zitto e facevi i fatti tuoi, non dicevi alla mamma di Aderina che gli vado a Napoli nella stessa pensione della figlia, questa è la responsabilità, non la tenevo. E come sei pesante, fallo una volta una buona azione. Se tu avessi visto com'era contenta quella povera donna, fallo come se fosse un fioretto. Fioretto? Su 10 anni che nessuno lo vuole fare questo fioretto e mo lo deve portare proprio il serpente. E allora? E allora che cosa? Ma che volete? Noi ci abbiamo pagato pure il biglietto per il serpente, lo sapete sì o no? Avete pagato il biglietto per trasporti animali? Beh, perché il serpente che è? Non è un animale. Sì, ma non è vivo come la gallina, non so. Voglio sapere una cosa. Secondo voi, se io venivo qua col serpente vivo, voi non facevate un sacco di storie lo stesso? Ah, voglio proprio sapere. Sentite, il serpente deve salire, è inutile che fate discussione sempre per colpa tua. Perché perché ci ho parlato con la mamma. Cioè, parlate tu, ci ho parlato con la mamma. Oh. Sentite, partite che state pure in ritardo. Sali, sali, andiamo. Partite che è meglio. Tutto fatto. Ah. Stai meglio, eh? È vero? Te ne sei accorto pure tu? Quello tante volte si dice il cambiamento d'aria, quello veramente è. Ehi, sto già meglio. E sto già meglio, che devo fare? Sono contenta. Così domani mi farai fare una bella figura con la madre superiore. Con queste cose non si può mai dire, zii. Mi possono sempre venire le ricadute. E poi il maestro non lo voglio fare, capito? Quella la fortuna mi ha dato questa occasione. Vieni a Napoli a controllare, mi trovo che faccio il maestro. Sì, quella la fortuna mi sputa in faccia. Mamma mia, se penso alla responsabilità che mi sono presa con tua madre, mi vengono i capelli bianchi.
Ma perché allora. Allora le monache li tengono i capelli? Ah, non è vero che ve li tagliano allora. Le monache tengono i capelli, sì o no? Sentite, voi perché non andate a fare due passi più avanti? Sì. Sì, ma ti risulta pure a te che il nonno... Per prima cosa non disturbare la memoria di quella santa anima di papà. Ma chi la sta disturbando? Io stavo parlando di quell'altro nonno, il padre di papà. No? Il mago. Uno sfaticato nulla facente. Uno spostato capace di stare tutta la giornata a perdere la testa appresso a quelle quattro fesserie. È stata la disperazione della nostra famiglia. Tu sei sempre esagerato, invece me lo ricordo simpatico. Mi ricordo sempre che quando io ero piccolo e veniva a casa nostra, stava le ore intere vicino a me e mi facevo vedere tutti i giochi, tutti i trucchi che sapeva fare. Allora dobbiamo ringraziare a lui. Di che? La cura ti ha fatto bene. Tieni la stessa capa sua. Sì, magari. Ma tu lo sai o no che... Papà mi ha raccontato che il nonno una volta è riuscito a far suonare il pianoforte a uno che non solo non sapeva la musica, ma addirittura era cieco, sordo e muto. Almeno le mani le teneva, sì. Questa storia solo tuo padre te la poteva raccontare. E questa cassetta che cos'è? Questa qua è l'eredità che mi ha lasciato il nonno. Agli altri nipoti ci ha lasciato i soldi, le case. E invece a me mi ha voluto lasciare tutti i suoi trucchi e tutti i suoi giochi. E questo è un altro segno del destino. Sì, ma tu ti rendi conto, no, che qua dentro ci stanno le sette meraviglie. Qua, una su, ti faccio vedere. State attenti, non ti distrarre, guarda. Uno, due e tre. E che hai fatto? Perché ridi sotto i baffi? Che magia vera questa? C'è il trucco. Ci sarà pure il trucco, ma tu non lo sai qual è. Non so quanto me ne importa a me. Sì. Dove è andato a finire il fazzoletto? Quale fazzoletto, zia? Fammi vedere questo bastone. Noi veri maghi non li facciamo sapere quali sono i nostri trucchi. Oh, mago, il vero mago. Ma non sei antipatico. Giovane, ma questo serpente è vero? Quale vero? È finto. Ah, capisco. Ma è finto di plastica o è finto imbalsamato? È finto di metallo, è metallo. E questa è sua regina. Di buonasera, sorella. Che se hai bisogno che me lo dici tu. Buonasera, sorella. E questa è sua Gemma. Buonasera, sorella. E questo è il fratello. Buonasera, fratello. No, è proprio un fratello. Ho capito. Buonasera, fratello. Non hai capito niente. Non è un prete, è il fratello, E come lo devo salutare? Buonasera, cognato. Se il fratello va bene uguale, buonasera, fratello. Questo è Davide, mio nipote, che presto verrà a insegnare nella nostra scuola. Bravo, ci fa piacere. Ci fa piacere. Davide, se non hai bisogno di niente, noi andiamo. Ci vediamo domani a scuola. Ma non lo faccio. Che hai detto? Non lo faccio. Ah, ci vediamo alla scuola. Vogliamo andare? Grazie. Buonasera, sorella. Buonasera, sorella. Giovanni, ma dentro il metallo, per fare la forma, ci hanno messo un serpente vivo o un serpente imbalsamato? No, signore, l'hanno fatta a memoria, va bene? A memoria.
in fondo a sinistra. Ah, più avanti là, è vicino al bagno, in fondo là. Prego, prego, si figuri, prego. Buonasera. Ah, ma voi siete uno nuovo. Io non vi avevo mai visto prima. Sono arrivati in questo momento, permettete. Ah, prego, io sono il signor Guglielmo. Guglielmo è il mio cognome. No, ve lo voglio dire, altrimenti voi potreste pensare, ma guarda questo, quanta confidenza che si vede. Ma non mi preoccupate, piacere, Davide Ruffo. Ah, Ruffo, molto lieto. Susanna, sta sveglia la bambina, gliela voglio far vedere al signor Ruffo che è uno nuovo. No, ma... Scusate, solo un momento. No, lasciate stare, non la svegliate. No, la vedo domani mattina, è uguale. Signor Ruffo, però dovete dire la verità. È bella la bambina. Sì, è bella, è bella. Hai visto, papà? L'ha detto pure questo signore che sei bella, eh? È bella la bambina. Sì, è bella, è bellissima, però già vi avevo risposto. Sì, 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 signor Guerra, sì, sì. Scusate perché mo devo andare, c'è un appuntamento. Ah, beh, ecco, è bella, è bellissima e non gli date neanche un bacetto. Voi dovete vedere quando hai baci, quante risate che si fa. Dateci un bacetto, dateci un bacetto. Ecco, uno solo gliene dà, eh? Ti dà paura che la consuma. Ancora, ancora. Sorrida papà, sorrida, sorrida, ancora, 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 sorrida papà, ma che ah, aveva ragione il dottore, quello me l'aveva detto, che sarebbe stato un poco scocciato. Sta mettendo i dentini, eh? No, morbillo. Mamma mia, ma voi siete pazzi? No, ma soltanto la febbre, solo la febbre, poi fra due o tre giorni si deve riempire pure di macchioline. Ma voi me la volete dire o no? Io non l'ho avuto ancora il morbillo, signor Guglielmo. A questa età ancora dovete avere il morbillo. Ma perché lo devo avere per forza il morbillo? Pigliate la pilla e ve lo vado a consigliare, approfittate. Ma lasciate, ma non insistete una cosa, per favore. Ah, scusa, me ne devo andare, abbiate pazienza. Però dovete dire la verità, con tutto il morbillo, è bella bambina. È bellissimo, signor Guglielmo, bellissimo. Quando è bella, bella papà. Adelina, ciao. Adeliso, Davide, come ho portato il serpente. Ciao Dani, so che arrivavi oggi e che mi avevi detto che ti avrei aspettato. Sono stato invitato come ospite, ora è un importantissimo galà. Mi sembra a portare di mano, no? Il nostro appuntamento è solo spostato a mezzanotte. Al night, dirti, beh, appuntato, io sto svegliato stamattina alle 6, appuntamento a mezzanotte. Proprio cattivei, che è cattivo. Hey chick, what's your name? My name is Greg, man. What's your name,
Ma che tiene a guardare? Che vuoi? Scusate, vi ho spaventato. Mi dispiace. No, oh, niente, stavo solo guardando, sa. E io ho chiesto e t'ho domandato. Che tiene a guardare? Niente, stavo guardando. Io lo sapevo, guarda. Oh, la prima sera che esco a Napoli e chi ti incontra? Pare facile, appuntille una parola. Io già li avevo visti al cinema, ai telefilm, in televisione, però a Puntillo Maggiore, da noi, non ce ne stava manco uno, non ce ne stava. Ma che stai dicendo? Cioè, voglio dire che voi siete il primo negro di colore che io vedo dal vivo, vero? Voglio, se non vuoi scendere, allora è meglio che te ne vai a fare un giro. Qua non può stare. Certo che siete un po' scorbutico, però, eh. Vabbè, me ne va. L'altra volta mu, ma che vuoi? Scusate, no, mi volevo fare una domanda. A noi che siamo bianchi, quando ci passa un gatto nero davanti, diciamo che porta sfortuna. Per voi è uguale? Sì, signore, è tale quale. Ma siete proprio sicuro? No, perché di regola dovrebbe essere tutto all'incontrario, no? Cioè, a voi vi dovrebbe portare sfortuna un gatto tutto bianco, no? Cioè, a noi che siamo bianchi quando passa il gatto nero, a voi che siete neri quando passa il gatto bianco. Te ne vai o no? O gatto nero o gatto bianco, ma che me ne fotte a me? Ma certo che siete scorbutico proprio forte, che era una domanda, una... Me ne va, basta, lasciamo stare. Scusate. L'ultima cosa, poi giuro che non vi domando niente più. Vi voglio far vedere un gioco che è una delle sette meraviglie. Guardate, vedete questo fazzoletto? Se io dico 1, 2, 3, esce fuori un bastone da passeggio alto 2 metri, veramente. Attenzione, guardate. 1, 2 e 3. È un poco più lungo di 4 dita e questo non si potrebbe tenere, è un poco più di 4 dita. Davide! Davide! Ciao, Davide! Davide! Ciao, Davide, forse è meglio che ce ne andiamo, eh? No, che dici, mo ci pare brutto, ci devo far vedere questa cosa... Davide, forse è meglio che ce ne andiamo. Buonasera! Buonasera, saluti a casa! Attenzione ai gatti bianchi, eh! Ma sta facendo vedere questo? Che è pericolosissimo, mannaggia! Ma tu devi essere impazzito! Magari, scusa, possiamo chiudere un po' i finestrini che arriva un vento gelato proprio qui? Ma se io chiudo i finestrini poi fuori non si sente che noi stiamo ascoltando la musica? Non ho capito, Adeli, per far sentire fuori che stiamo sentendo la musica ci dobbiamo pigliare una bronchite. La bronchite, che esagerazione, un po' di vento! Un po' di vento, Allora io non ho capito, secondo te è meglio, signori e signori, ecco a voi Adelina Cardone. A me mi piace, poi è un fatto di gusto, dopo dire. Invece, signori e signori, ecco a voi Caradel, eh? Beh. No, Davide, secondo me a te non ti piace perché non hai capito. Cardone, Adelina, Caradel, eh? È diverso, no, Davide? È diverso. Cioè, che non so se è meglio. Ecco qua, questo è il maschio angioino. Prima, tanto tempo fa, erano due castelli, ci stava pure la femmina angioina. Poi, durante la guerra, i bombardamenti, Davide, è rimasto solo il maschio. E come fa? Niente, come fa? È rimasto solo il maschio? È rimasto solo il maschio. Adelì, non mi hai fatto vedere niente. Ma ci stanno tante cose da vedere. Perché ci possiamo fermare mezz'ora davanti a ogni monumento? Mezz'ora? Tu non mi hai dato neanche il tempo di guardare fuori. Adelite, ma sei proprio sicuro di quel fatto di maschio e femmina angioina? Non lo sapevo. Lo sapevo, figuriamoci se non tenevi qualcosa da dire. No, sempre, da quando ti conosco. Vabbè, ci credo, se lo dici tu, vabbè. Senti, Adelite, come è andata la festa? La festa, ci vai tu alle feste, il mio era un galà. Scusa tanto,
E come è andata il gala? Guarda, Davide, c'è stato un sacco di gente importantissima. Tutta gente che conta, tutta gente chic, proprio che non ti dico. Insomma, gente importante proprio assai, non come te. Sarebbe detto perché... No, cioè, non per dire qualche cosa. Gente importante, non come te. Ma non, no, che ti voglio offendere. Allora, dici gente importante e basta, senza... Insomma, Davide, io a un certo punto ho incontrato pure il direttore del San Carlo. E lo conoscevo già da prima perché io avevo fatto un sacco di cose al San Carlo. Davide, quello appena mi vede mi fa l'occhiolino. Davide, che cosa può significare quell'occhiolino, secondo te? Vabbè, te li può significare un sacco di cose. No, Davide, quello significava la scala. Davide, sì. Come fa a essere così sicura, Adelina? Era proprio un occhiolino che significava la scala, Davide. Ah. Sì. Mo guarda avanti, non guardare a me, se no poi dici che non ti faccio vedere niente. Questo è il famoso Castel dell'Ovo. Sì, sì. Prima erano due castelli, ci stava pure il castello della Calina, poi la guerra, i bombardamenti, è rimasto solo quello dell'Ovo, nonostante che era il più fragile. Adelie, ma manca mo, mai fatto vedere niente, scusa. Se tu invece di fare lo spiritoso guardavi, a quest'ora avresti visto tutto. Ah. Vabbè, ma allora se fai così tanto vale che mi porti alla pensione, Adelie. Ma tengo un sonno che non hai proprio idea. Sonno? Ma quale sonno, Davide? Te lo faccio vedere io come si passano le notti a Napoli. Ma qua Las Vegas. Chi ha detto Las Vegas? Te lo faccio vedere io, non ti preoccupare. Adelie, guarda, forse tengo pure un poco di fede. Senza... Vuoi vedere se casomai mi stanno venendo delle macchioline rosse in faccia? Macchioline? Davide, ma quali macchioline? Io ti sto dicendo che ti faccio passare una nottata che non te la scordi più per tutta la vita e tu pensi alle macchioline? Pensi alle macchioline. Se mi vengono le macchioline è pericoloso. Dove andiamo? Sta uscendo il sole, guarda, la... Adelina. E sta uscendo il sole, se non guardi è inutile che siamo stati qua tutto questo tempo a aspettare. Guarda quanto è bello, guarda, Adelie, guarda. Proprio questo, prima mattina, con tante canzoni che ci sta, devi mettere proprio queste, devi mettere. C'è bella la giornata, eh. Sei il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice, vive lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone vola. Madre superiore, solamente voi mi potete aiutare, io l'ho promessa alla madre. Madre superiore, non fate così, lo so che fate finta, lo so, madre superiore, quando fate così mi fate spostare tutta la nervatura, mi fate spostare un po', ecco, questo è il contratto, vedete, questo è il contratto, la penna, vedete, la pennuccia, no, la penna la dovete tenere stretta nelle dita, la penna, la dovete... Non rubare, sicuro, già l'ho detto. Otto. Sempre due ne mancano. Ne mancano. Sorella, sempre due ne mancano. È tanto tempo che nessuno me li domanda. Vuole fare il maestro, ma come fa? Come fa? Non sa neanche 10 comandamenti. Non li sapete. Il credo, lo sapete? Lo sapete? Io credo... Ecco, bravo! No, io credo che non me lo ricordo. Ah. Bella la madre, vi è caduta la penna, è vero? E io ve la piglio di nuovo. E se vi cade ancora, io ve la piglio un'altra volta. Vedete, così, e tenete... Madre superiore, voi me lo dovete firmare questo contratto? Io non posso fare una brutta figura, vedete? Che ci vuole, madre? È uno scippitiello, vedete? Appena... No! No, madre superiore, non dovete suonare la campanella, sennò quello viene suor Pio. Viene suor Pio, quello non mi può vedere, chissà che segreto. Ecco, così, vedete come state bene? Senza muovere. Ecco, firmate e non suonate. Così, calma e tranquilla. Mannaggia, non suonate, madre! Ma allora, scusate, che vi dicevo una cosa per un'altra. Mi dovete credere, suor Pio. È stata lei stessa che me l'ha detto. Venite oggi che vi firmi il contratto. Mi dovete... Ma smettetela. L'avete tormentata già abbastanza quella povera vecchia. Sapete bene
che le maestre vanno scelte solo fra le nostre consorelle. Ed ora non me lo fate dire ancora. Andate in pace e vergognatevi. Come sforfiosa. Andate in pace. Già si sento madre superiore. Ma quella è la vecchia e resistente. Non muore, non muore. Finché non muore per voi, niente da fare. Per voi, ma fiche. Ve l'ho detto in francese. Suor Gemma, suor Regina, datemi una mano, per favore. Diamo le gocce alla superiora. E che fai a fare sta faccia di baccalà? Zia Pamela, perché mi devi chiamare baccalà? E tu perché mi devi chiamare zia Pamela? Solamente zia, Pamela niente. Pamela ti chiamo. Solamente zia, solo zia, chiamami zia. Vieni con me e non ti preoccupare. Chiamo. No signore, Pamela niente. Calma, 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 hai il caso di respirare, ma che cazzo? Scusa, ma vi potete togliere un po'? Andate un po', ma che tutto addosso a me? Ma che pensa a te? No, uno io non tengo manco lo spazio. Ma questo è? E questo? No, dobbiamo andare a mettere. Sì, sì, voi fate così perché io sono nuovo. Sono nuovo, facciamo così. Perché sono l'unico maschio. L'unico maschio. Quello. Lusinghi, sto dicendo sono l'unico, lusinga. L'unico maschio. Lusinghi, troppo. La verità è che voi pensate sempre la stessa cosa. No, che voi siete 5 contro 1. 5 contro 1. Lasciamo stare, lasciamo stare. Si vede solo, si vede. Ah, okay, sì. Carmela, dimmi. Lo sai se abbiamo litigato un'altra volta? Sì, e come? Perché io mica sono come quella. Io le cose le ho sempre dette in faccia. Un verme l'ho fatto sentire, più di una volta. Hai fatto bene. Hai fatto bene. Sicuro. Dai, dai, perché non ho, dai. Capo, scusate, ma a me tutti i pezzi sempre con le cose... mica cose di signorina, fa tu. Ma pure a me ogni tanto... Ma dai, non fa storia, fatti. Pure a me mi fa impressione ogni tanto. Fatti, che non fa storia. Carmen, dimmi, e quell'altro, vuoi sapere quell'altro? Tu qui, tu là, tu sei questo e quest'altro, per farlo sentire un re. Io invece non ho peli sulla lingua. Un verme l'ho fatto sentire, più di una volta. Scusa, hai fatto bene. Così si impara la prossima volta a lasciarmi così, o no? Benissimo. Però io non capisco. Ma perché mi ha lasciata così? E tu che fai a fare tutto questo immosso? Chi sei? Quale immosso? Ci stai facendo niente. E poi perché stai a sentire i fatti miei? A parte il fatto che io non ne posso fare a meno di sentire, perché voi parlate uno di qua, uno di là e sto in mezzo. E poi se devo parlare io mi metto paura, io posso parlare. E parla. E io lo so perché ti ha lasciato, e che ci vuole? Perché? Perché scusa, tu l'hai fatto sentire un verme? Più di una volta. E quella ha detto a me chi me lo fa fare di stare con questo che mi fa sentire un verme? Vado da quello che mi fa sentire un re, è tanto facile. Che ci vuole? Bravo, parla così. No, è tanto chiaro. Hai fatto bene, Maria. Dai, ma che hai combinato? Capo, quello se ne approfittano perché sono nuovo, sono 5 contro 1. Capo, ma così fatichi, scassa tutte cose tu. Me ne devo andare. Ciao, sono io me. Io non capire, in italiano. In italiano.
Io non capisco proprio come le piace, guarda. È proprio una cosa strana. Come sarebbe a dire strana? Che vuol dire strana? Davide, tu stai sempre vestito uguale, cambia un poco, che ne so, mettiti una camicia di seta, un fularino al collo. Devo la piglio questa camicia di seta, dai lì, che devo fare poi, ah? Un poco. Però non ho capito, dobbiamo parlare proprio adesso, ah? E quando lo vuoi fare, quando ti hai 80 anni? No, signor, diceva adesso che tenga il bambino, ah. Ma un poco. No. Secondo me non è che le piaci, è uscita là fuori, ti voleva chiedere un'informazione, una cosa così. Non ho capito, uno scende in piena notte per chiedere un'informazione. Adele, non mi distrai, quello è un diavolo, hai capito? No, ne parliamo un'altra volta se proprio è necessario. Sì, sì, un'altra volta. Mangia. Davide, tu fai queste facce, il bambino si impressiona. Adele, se tu invece di criticare mi davi una mano, a quest'ora avevamo già finito. Sì, per farmi sporcare di pastina pure io. E poi guarda, così non ci fai niente. Tu devi prendere la pastina e gliela devi mettere in bocca e gliela tieni chiusa. Io nel frattempo gli tappo il naso, così quella non può respirare e la devi ingoiare per forza. Ma perché vuoi perdere tempo? Chiamiamo direttamente la SS. No, facciamo prima, facciamo, Adele, per favore. Dai, un altro poco. Va. Se non la vuoi la pastina, non te la mangio. Adesso torniamo da papà e da mamma. Devi vedere come sono contenti che torni a casa. Andiamo. Certo che solo tu potevi venire a Napoli a fare il babysitter. Pare che sono venuto a Napoli a fare il babysitter. Finché non trovo una cosa come dico io, intanto un paio d'ore, sempre 30-40 mila lire su. E poi se non ti vado bene come amica, lasciamo stare, non sei obbligato, va bene? Ma quanto sei antipatico. Ma cosa c'entra? Tu devi frequentare persone importanti, gente interessante. Davide, a un certo punto, io lo dico per te. Ma chi te lo dice a te che io non ho amici importanti? No, pure io. Tu perché stai sempre occupato, hai sempre che fare. Se no ti faccio vedere io. Dammi una serata a disposizione e ti organizzo una cena con i fiocchi. Ti faccio rimanere di stucca. E allora stasera? Che gli amici miei, solo perché i suoi amici miei stanno là, aspetta la telefonata mia. Facciamo un'altra sera, non ti preoccupare. Davide, tu perché non li tieni, capito, questi amici? Gli amici importanti. E poi ti faccio vedere. Un'altra sera ti faccio vedere io. Andiamo. Andiamo. Basta, finita la pastina, finita. Mamma mia. Adelì, allora io vado a consegnare il bambino e poi ci vediamo più tardi. Torno qua, ce ne andiamo, sì, a mangiare una cosa assieme. Perché mi trovi qua quando torni? Che ne so, perché dove vado? Davide, io stasera devo andare a un galà, lo sai che sono sempre impegnata. Tutte le cose che tengo da fare, aspetta, a te andiamo a mangiare la pizza. Vabbè, niente, pizza, ho detto niente. Allora ci vediamo domani. Sì, domani, dove ne tengo l'impresario, il parrucchiere, la sarta, che... Adelì, allora ci incontriamo per caso, va bene? Vabbè, quando ci incontriamo sul corridoio facciamo ciao Davide, ciao Adelina, ciao. Facciamo così che è meglio, Ciao. Ciao. Ci vediamo. Se ne fossi mangiato uno per sfizio, per farmi contento. Che vuoi? Tanto il fazzoletto, eh? Due fazzoletto basta che non schizzo, no? Gioco col fazzoletto. E allora schizzo uguale, allora è meglio che non te lo do. Chissà come fanno a vedere, io vedo tutto ombrato, forse loro sono abituati, loro. Mi diverte, che dobbiamo fare? Meglio che ce ne andiamo a casa, molto meglio per me soprattutto. Ma guarda qua che mai combinato, mica possiamo stare... Ah, schizza, guarda, sei bagnato pure tu. Ma sonno non ti viene mai, no? Sonno non ti viene, niente, non te ne viene sonno. Allora, dammi la pila. Ah!
Andiamo, va. Dai. Vado. Ehi. Ho capito, ho capito. Così, continua così. Ma che dicite? Ma quello mi fa male. Quello mi sta facendo male. Ma tu adesso non lo dici. Tu mi hai spesso fegato, hai capito? Se non spesso fegato, chi lo d'accira? Oh, l'imbuto, l'hai visto? Sì, Se non l'accira tu, d'acciris. Nico, non ho visto l'imbuto. Ah, capito, ha capito. L'imbuto. Maestro, l'imbuto. Allora, capite che ti amo, destra e sinistra, destra, devi colpire, e che ti rimane la sotto i colpi. Fuori secondi! Nico, fuori secondi, aspetta. Questa giapponese? Dove sta la giapponese? Colpa tua, sono le 7:15. Quella è uscita, non ha trovato nessuno e se n'è andata. Colpa tua. Vabbè, colpa mia, Davide. Non capite, colpa mia. Scusi, io ti avevo detto che saremmo stati qui davanti alle 18:30. Sono appena passato da un minuto. Davide, un minuto? Che Io già sto nervoso per il fatto dell'appuntamento. Ma mi devo mettere a piedi pure la questione con te per il fatto dell'orario. Guarda là, 7:15, solo per te sono le 18:30. Che ti pareva? Ti pareva se non mi davi ragione? Mai, mai. Ma scusa, ma che significa, Davide? Soltanto perché siete 3-1 e non può essere che il mio è l'unico che va bene? Non può essere? Cioè, fammi capire, tu mo c'hai l'unico orologio che funziona in tutta la zona, è così? Vabbè, non può essere. Allora c'hai ragione. Adelie, manca te ne vai, sa niente. Adelie, ma perché non te ne vai? Se vieni qua e mi trovo vicino a te, quello pare brutto. C'hai ragione, me ne vado. Anche perché devo fare un sacco di cose, guarda. Devo andare dalla sarta, mi devo far fare due vestiti, ho due importanti galà e tu lo sai. Allora è meglio che te ne vai. E poi devo andare pure dall'impresario perché una cosa importante. Tieni tutte queste cose da fare, manca te ne vai. Hai ragione, mo me ne vado. Hai capito tutto della macchina? Sì, signore, già me l'hai spiegata 100 volte. Gli abbaglianti. Sì, stanno a sinistra del cruscotto. Gli anabbaglianti. E stare da quell'altro lato, Adelì. Le frecce. Adelì, ma dobbiamo fare la scuola qui, qua fuori, per favore. E quella lì, la giapponese, quella vestita di nero. Adelì, attenta, te ne vuoi andare, per favore. Dai, è un amore, è troppo carina. Io non me l'immaginavo. Davide, me l'immaginavo. Pronta. Che non ho capito, come... Cioè... Per favore, Adelì. È un amore, Davide, è un amore. Adelì, guarda un po', come se c'è qualcosa che non va. Davide, c'è qualcosa che non va. Io non ti voglio avvilire, devo andare all'appuntamento. Davide, tutto. Questo è un guaio. E mo me lo dici, non ho capito. E io mo me ne sono accorta. Non fa niente, dammi le chiavi, per favore. Sì, tieni le chiavi. Grazie. Mi fa piacere che ti siano piaciuti. Se vogliamo andare, c'è la macchina proprio qua fuori. No, lascia pure la macchina. Facciamo due passi a piedi. Ti va di passeggiare? No, di passeggiare sì, ma come faccio con la macchina adesso? Non ti preoccupare, questa è una zona tranquilla.
Andiamo? Andiamo. Mi scusi, signore, sto perdendo queste chiavi. Meno male che se ne è accorta, perché io non le avevo proprio sentite cadere. E quelle così si perdono le cose. E mi scusi, mi sa dire che ora è? Sono le 19 precise. Ah, e forse il suo orologio non va tanto bene, forse va un po' avanti. Anche il mio fa le 19 precise, forse è il suo che va un po' indietro. Non credo, il mio è preciso. Ma può capitare. No, a me non capita mai. Comunque grazie lo stesso. Sera. Grazie a lei. Buonasera. Ma tu qua fuori stai, io ti sto cercando per tutto il palazzo qua. No, e mi sono messo qui fuori perché è mancata la corrente. Sì, vabbè, è mancata la corrente, sì, ho capito. Qua ci sta più luce, capito? Vogliamo andare dentro? Perché vogliamo stare qua fuori, no, capito? Andiamo, andiamo. Ah, vieni. Vieni, vieni, Davide. Ah, come pensa sta macchina, mamma? Siediti, siediti. E allora, come va il lavoro alla palestra, eh? Ti piace? Mi piace. Ma ti già mi sono licenziato. E come mai? E come mai? Secondo me lo facevano apposta, guardi. A un certo punto mi ero procurato un secchio rosso, guardi, fosforescente era. Ho detto, questi per quanti cazzotti pigliano lo devono vedere per forza. Guardi, lo sfizio loro era di sputare addosso a me. E stamattina non ce l'ho fatta più, mi sono licenziato. Mai perché mi posso stare preso all'occhio. Cosa da pazzi. Ma senti un po'. Un po' che. Non si può fare niente, guarda, nessun lavoro, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Guardi. Allora, che facciamo? A che ora ci vediamo? Davide, te l'ho detto, non posso venire, sto già arretrato col lavoro. E devo consegnare il romanzo. Il mio editore me l'ha chiesto già 3 volte. Però tu intanto mi hai detto che andava bene, mo già ho avvisato Adelina, mi fai fare una figura di niente, guardi. Guardi, ma chi te l'ha dato questo gatto? È una storia stranissima. Pensa che mi ha seguito per giorni e giorni. La notte dormiva sul mio zerbino. Lo trovavo sempre fuori la porta. Allora mi sono deciso e l'ho adottato. Guardi, tu già stai combinato. Di questa maniera ti vai ad adottare pure il gatto. Nero poi. E poi ti lamenti, guardi. E non te lo potevi adottare di un altro colore. E vabbè, ma quello è stato lui a seguirmi, hai capito? E quella la sfortuna, l'ha mandata proprio come un promemoria. Se casomai qualche giorno ti distrai e ti pensi che sei fortunata, e quella là sta. Davide, ma tu hai visto la fama che tieni? Ma quella ha ragione. Ma sai che è proprio saporito? Io l'ho assaggiato pure per sfizio. Guardi, per sfizio. Guardi. E allora a che ora ci dobbiamo vedere? Davide, te l'ho detto, devo terminare il romanzo. Guardi, ma qual è? Sempre lo stesso. Sì, spina senza rose. Il mio editore ha detto che questa è proprio la volta buona per un'edizione nazionale. Ho capito. Guardi, senti, tu mi devi togliere una curiosità, però devi essere sincero con me. Non ci sta niente di male. Tu fai il dattilografo e non me lo vuoi dire. Ma che stai dicendo? Che sto dicendo? Io ogni volta che vengo ti trovo sempre un batti a macchina. Ma quando le pensi le cose che scrivi? Non ho capito. Che ci sta di male? Dici, facci il dattilografo, basta. Guarda che ti conviene pure a te riconoscere Adelina. Tutte e due artisti, tutte e due libri, capito? Da cosa nasce cosa. E poi non spendiamo assai, andiamo al grottino, Non insistere, devo consegnare per domani mattina. E allora fai il dattilografo, sicuro, guarda, nessuno me lo leva dalla testa. Sei un dattilografo. Dattilografo. Porco io, sono un dattilografo.
Gualtino, guarda, facciamo così. Se mi fai fare bella figura ti pago io. Allora che ora hai detto? Ma quanto tempo ancora dobbiamo aspettare, Davide? Vabbè, Adele, un minuto più, un minuto meno, che... Però i tuoi appuntamenti vengono sempre in ritardo. E i miei mai, i miei sempre puntuali. Vabbè, mo li vedi di venire da un momento... Vabbè, però è una strana coincidenza. Eccoli qua, così, ah, così ma... non te lamenti più. No, non è questione di lamentare, è proprio una cosa... Guardi, però l'appuntamento era un quarto vabbè, d'ora comunque fa. Comunque siamo arrivati. Meno male. Davide, questa è Elvira. Ciao Elvira, stai bene? Sì? Hai visto che bel locale, eh? Ci sei mai stata prima? Ah, questa è Adelina, meglio conosciuta come la soprano Caratel. Elvira Gualtiero. Ciao. Fanno sempre questo. Mi cadono una continuazione. Pensa che una volta, no? Ma si è rotto pure una lente. 50.000 lire. 50.000 lire? Che sono per te quante 50.000 lire, ah? Davide, scusa, voglio chiedere una cosa. Vuoi appartarti un attimo, sì? Scusa un attimo, Adele, scusa, scusa. Ma chi è, guardi? Ma che vuoi? Davide, hai visto? Ho portato un'altra ragazza, o sennò tu che fai? Ma chi ti ha pregato, guardi, chi ti ha pregato? E poi che tiene? È muta? È muta, è un poco timida, ma non ti preoccupare, quello poi man mano si riscalda. Guardi, però dimmi la verità, mangia assai. Mangia assai? Mangia normale, dai. Normale, quella è... Vabbè, comunque stiamo a sentire, sì. Mo quando andiamo dentro con Adelina, mi raccomando, allegro, brioso, frizzante, insomma, artistica, capito? Guardi, artistica. Non ti preoccupare. Mamma fa bella figura, ti prego. Intanto però, entriamo, perché non ce la faccio più chiudendo la famiglia. Vabbè, mo mangia, aspetta. Ma... Allora, vogliamo entrare che abbiamo prenotato, ci aspettano. Certo, andiamo, ma come hanno il pane in questo ristorante non ce l'hanno da nessuna parte. E per i signori ristorante o pizzeria? Ristorante, che dobbiamo fare con questa pizza, no? Guardi, che dobbiamo fare con questo ristorante? Qua fanno una pizza buonissima, fanno. Pizzeria. Pizza per quattro. Una pizza per quattro di noi. E ce l'ho detto sempre che deve fare il comico quando non mi vuole stare a sentire. Quello è un modo di dire, pizza per quattro, però ognuno ha la sua pizza, non ti preoccupare, Gualtiero, non è simpatico però, eh. Allora ci porti quattro calzoni ripieni al prosciutto, mi raccomando, eh. Va bene? Acqua semplice, no? Acqua. Un po' di vino forse andrebbe bene, no? Un po' di vino. Davide, un po' di vino. Vino. No, mi scusi, per me niente salame e prosciutto. Posso avere una pizza con molta mozzarella e molti funghi sopra? Io ormai non mangio più carne da un sacco di tempo. Fa una cosa nello stomaco, però. Quando pensa a tutti quei poveri animali uccisi. Poi se fosse per Gualtieri, i macellai morirebbero prima degli animali, capito? Io adesso mangio solo pomodori. Chili e chili di pomodori. Non si può sfogare con gli animali, se la piglia con i pomodori. Dovessi vedere i pomodori quando vedono a Gualtiero certe fughe. Gualtiero, sta arrivando qua. Quando è simpatico, non la vedo. Sono stata così agitata fino all'ultimo momento. Avevo paura che mi si scombinasse la serata, sì, con tutti gli impegni che ho. E l'impresario, e il teatro, gli spettacoli, la sarta, perché poi c'ho molti galà, sai proprio. Non ho un attimo di tempo libero. Davide mi ha parlato molto di te. Ah, sì? So che fai lo scrittore. Sì, scrivo. E che cosa scrivi? Canzoni? Canzoni? Sì, ho scritto pure sei canzoni. Ah, sei canzoni. E libri gialli? Diciamo due, solo due. Solo due, Davide?
Quelli i romanzi gialli sono più difficili, perché uno fa i romanzi gialli così. E hai già pubblicato qualcosa? No, per adesso no. Ma sai perché? Ci sono 4 case editrici, ma grosse, che mi stanno facendo la corte. E io non mi preoccupo. Aspetto l'offerta migliore. Intanto le lascio cuocere nel loro brodo. Elvira... Elvira, che fa invece? Elvira fa l'attrice. Stupenda. Magnifica, eh? È la mia preferita. Diciamo che ha quello che si dice l'anima popolare. È vera, è genuina. La gattina è proprio simpatica. Sì, 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 sì. E da quanto tempo siete fidanzati? Fidanzati di Elvira? No, siamo solo buoni amici da tanti anni. E... liberi ed in attesa dell'anima gemella. Signori, scusate il vino. Posso servire? Sì, come no, visto che l'abbiamo comprato. Grazie. È simpatica Elvira, guarda. La cosa che uno la vede così, invece... Grazie. Si riscalda, è un talento naturale, non ce ne stanno proprio come lei. Non ce ne stanno, uno ce ne stanno portato qua. Ma quale ragione? Ma quale ragione? Una ragione sa pigliare a festa, come mamma, dai, capito? Dito, che vuoi? E grida un po' più piano. Ma che vuoi? Elvira? Che vuoi? No, no, grida un po' più piano. Ma che grida un po' più piano? Perché? Perché non posso parlare? Perché? È una cosa che succede. No, gli sto spiegando, quella è una cosa che succede una volta ogni tanto, hai capito? E man mano che si riscalda. Ma quale va? Ma che vuoi? Sì, ma io lo sto spiegando. Ma che mi ha occupato? Non si riscalda. Che ride tu? È divertente, faccio ridere, che vuoi? Sta scendo. Ogni tanto, ma non succede mai spesso, è una cosa, volete vedere quelle poi pian piano si scendono. Ma perché mi sto trattenendo? Ma che cosa trattenendo? Signora, ma che cosa trattenendo? Se mi piace 5 minuti, quando faccio cosa matta, si capito? No, no, stai calma, non ti preoccupare, Davide, guarda, non succede niente, già lo so già, una volta ogni tanto. Hai visto? Bravo, perso qua. Facciamoci prima la pizza, perlomeno. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E quelli a pizza? Vattene, No, no, ma voi state tranquilli, non, come se non fosse successo niente, è così. Diciamo che ogni tanto, no, succede questa cosa, lei si rianima. Ma proprio una volta ogni tanto, non è che spesso. Cioè, nella serata siamo tranquilli. Non sempre, diciamo, capita una volta ogni tanto. Mangiamoci una pizza con calma. E poi è una bella cosa mangiarsi la pizza. In calma, in pace. È bella, è bellissima, bambina, è bellissima, è bella. Che è successo, Davide? Oh, scusate, no, stavo sopra a pensare. Buongiorno. Buongiorno. Oh, Signor Ruffo, a tradimento me l'hanno fatto. Perché io stavo a lavorare. Che succede? A tradimento. Ci hanno fatto i buchi vicino alle orecchie, signor Ruffo. Guardate. È sempre bella la bambina. È bellissima. Coi buchi. Pure coi buchi, che non si vedono. Io mi pensavo che era successo, signor Guglielmo. Ma da che non si vedono quasi. Niente. E poi se voi ci mettete un bel paio di orecchini, quelli buchi non si vedono e la bambina è ancora più bella, avete capito o no? Avete ragione, con gli orecchini non si vede niente. Aspettate, allora facciamo così. Io mi vado a prendere un paio di orecchini, Poi io la mantengo ferma e voi ce li infilate. Ehi, a papà! Ehi! A papà, ma te li metti il signor Ruffo gli orecchini? Che cosa? Ma guarda, ma a me mi fa impressione. Ma voi io la manderete, voi ci mettete mai... Io la mantengo e voi ce li mettete. Ma perché non ce la mettete voi, siete il padre? Perché... Io? E
E chi tiene il coraggio? Ma carità, no, meglio voi che siete un estraneo. No, guarda, una cosa, non insistete perché a me mi fa impressione, ma ora che tu lo guardi, si mette a piangere. No, non piange, è vero che non piange a papà, è vero? Non piange, non piange, non piange. Non piange, signore. Arroiate, ma non stavate andando di là? Sì, ma c'ho una cosa nel salone che me la devo ripigliare. No, quello salone, signor Ruffo, voi mi tenete sulla coscienza, signor Ruffo. Se voi mi lasciate la bambina coi buchi, signor Ruffo. Ma dite la verità, pur senza orecchini, è bella la bambina? È bella, eh? Yumi, ma tu sei proprio giapponese? Sì, certo. Perché? No, perché tu dici tutte le R, cioè non è che dici camminale, pallale, passeggiale, samurai, vabbè, ma forse questo sono quelle cose che si dicono. Davide, ma tu sei sempre così allegro? Io magari, pure io quando ho la febbre, sotto i 40 mi abbacchio un poco pure io. Anzi, devi dire che io c'avevo un amico mio che mi raccontava certe barzellette sui giapponesi così divertenti, ma non me ne riesco a ricordare una, niente. Yumi, ma che c'è? Non ti senti bene? No, non ho niente. Scusami. Quest'ora saranno questi colori? Le prime luci che si accendono nelle case? Mi viene sempre voglia di piangere. Brava, Yumi! Ho mai fatto ricordare una di quelle barzellette della mia... Senti, lo sai perché i giapponesi quando piangono fanno l'orzata? Non lo puoi sapere. Perché hanno gli occhi a mandorla. È divertente, no? Yumi, io te l'ho detto per farti fare una risata. Mica ti sei offesa, Yumi. Senti, Yumi, ma... ti posso chiedere un'altra cosa? Solo una, poi basta. Sempre sul Giappone? Sì, volevo sapere, ma che so, i cavalli, le pecore, le galline, da voi sono uguali alle nostre oppure sono diversi? E come dovrebbero essere? Non lo so, non le ho mai viste, però che so, le galline sono uguali alle nostre, solo che hanno gli occhi a mandorle, no? Le galline? Con gli occhi a mandorla? Vabbè. Posso chiedere solo l'ultima, giuro l'ultima. Sì, per quella storia del gatto che porta sfortuna, per noi deve essere nero quello che passa. Per voi di che colore deve essere? Vabbè, ridi, se non lo sai. Lascia stare, non me lo vuoi dire. Per noi è nero, però. Gingino, entra dentro, perché se quelli ti vedono, poi te la prendono con me. Ah, stai buono. E non ti muovere. E poi ce la vogliamo. Me l'hai chiesto 100 volte di vedere lo spettacolo. Ti ho sempre detto di no, perché... mo te lo chiedo io, non vieni. Adelina, ma a me mi fa piacere di venire, solo che non ti voglio far brutta figura, guarda qua come sto vestito. Come al solito. Appunto, quella è la mente tua, se a te ti fa piacere io vengo, proprio non voglio sapere niente. Ma ti ho detto di venire, vieni. Allora vengo, se ti fa piacere vengo. Sei un po' strano, Davide, quando fai queste cose così. Come io sono strano. Buongiorno. Buongiorno. Oggi, signorina Caradel, con questo vestito siete più bella del solito. Davide? Ti presento i miei 5 professori d'orchestra. Questo è Davide Ruffo, che per oggi sarà il nostro ospite. Lui. È lui. Lui. Ce ne vogliamo andare che si è fatto tardi. Sì, andiamo, siamo pronti.
Andiamo. Allora che faccio? Vengo pure io, sicuro? È chiaro. Andiamo. Vabbè. Scusate, signorina, scusate. Ma ce n'è per tutti, sì? Sì, sì, come no, no, dai. Siccome non dovevo venire, un poco mi preoccupo. No. Grazie. Buona. Maestro, maestro. Davide, professore. Professore, professore, scusate, se adesso no, non vi viene, lasciate stare, ma mangiatevi un pezzo di frittata, no? Ci provate stasera direttamente, poi se vi viene bene, se no tirate a campare, professore, che vi volete, volete far venire una malattia con questa... No, no, non è che... è bravo, per carità, è proprio bravo, solo che questo... Quando uno mangia pare che non... Pare che non se ne scende, non lo so, questa impressione. Ma quello le scale le deve fare, scusate. Le deve fare? Fate le scale. Scusate. Deve fare per forza. Si capisce, le scale deve farle per forza. Vabbè, ma non le può fare da un'altra parte le scale? Qua, durante... sta mangiando adesso, non è che... Mangiate, professore. È per il labbro, no? Non lo sapete. Il labbro. Il labbro, sì. Lei è poco pratico, ma sa, la tromba si spinge con la forza del labbro, quindi sulla forza. Allora se non fa le scale, stasera poi. Chiaro? Cioè, ho capito. Se no la sera esce solamente il fiato. Scusi. Un secondo soltanto. Questa periodo delle responsabilità, la gente sta fuori, ha pagato il biglietto. Certo, è chiaro. Non è per me. No, e me lo cazzo. Guarda, ma... Adeli, però la prossima volta che mi inviti a uno di questi galati bevi l'acqua della fontana, perché mi hai fatto fare il giro di tutto il paese. No, perché poi in questi galà ci sta la folla così, Adeli. Eccolo qua che le dicevo, eh. Davide, questo è il signor Rapa, è il nostro impresario di zona. Signor Rapa, questo è Davide Ruffo, eh. E il signore stava un pochino preoccupato che non ti aveva ancora visto. A me? Adesso mi avete visto, va bene? Sì, sì. Brava signorina, ma sì, questo ci voleva. Quello vecchio, vedete, oramai raccontava sempre le stesse barzellette di morti, vedove. Oh, mi raccomando, quando entrate in scena, fatela quella cosa che rimanete impigliato nella tenda, che è divertente. Sorridi. Dopo. Però pensavo una cosa... Sta barba, che dovete fare con questa barba? Mi piace, troppo serio lo fa, è vero. Togliamocela. Vedete, secondo me voi, senza barba, sareste sicuramente più comico di quello che già siete. Non è vero, sì, come no. Sorrido. Tu che dici? Ti piace? Devo dire la verità, non mi piace. Ma come fai a dire che non ti piace se non l'abbiamo sentita ancora? Non ci fate caso. Oh, mi raccomando, spicciatevi e fateli divertire. E poi datecela qualche battuta a spinta, che ci sta sempre bene. Ridi dopo. Va bene, arrivederci. Oh, mi raccomando però, a barba. Sentite a me. Va bene. Magari la prossima volta, però tagliato. Sì, poi ci penso io. Sì. Certo che dei pazzi in questo ambiente dello spettacolo ce ne stanno proprio un sacco. Non ho capito, ma quanta confidenza, più comico, meno comico, la barba, ma che? Guarda, proprio giusto perché ci sta abituato, se no io lo mettevo apposta, fatevi fatti vostri, ma che?
Bravo. Così va a finire che non ci paga, bravo. Non ci paga, te, non vi paga. Che c'entra? Voi state sotto contratto. State sotto contratto? Stiamo sotto contratto. Stiamo, pure io. Vabbè, senti, Davide, adesso vado di fretta e devo incominciare lo spettacolo, vabbè. Vuoi pagare la penale? La penale? Vuoi pagare la penale? Vabbè, io adesso mi devo andare a preparare, vabbè, dopo ti spiego, vuoi sempre tutto coso. Qua stai inguaiato, proprio vuoi pagare pure la penale. E paga, paga, vai, vai, vai a pagare, vai, vai, vai a pagare, vai. Ma qua la penale, ma che? La penale. A questo punto, amici, datemi il piacere, l'orgoglio, l'onore di presentare una grande soubrette. Ma prima di questa grande soubrette, chi c'è? C'è una grande orchestra, Orchestra Fantasia da Napoli. È diretta da un maestro sempre giovane, il maestro Troiano. Vai così, vai, olè! Vamo, sfiga! Vamo, sfiga! Amici, per la gioia delle vostre orecchie e per la gioia dei vostri occhi, a voi karate! Signore e signori, buonasera. Sono veramente felicissima di stare qui con voi perché vi voglio bene, bene assai. Basta, basta, sennò poi mi emoziono. Prego, maestro. Aiuta, aiuta, aiuta. No, non perdere tempo. Viene via. Che fai ancora così? Mettiti la giacca, mettiti la giacca, mettiti la giacca. Quale giacca? Questa qua. Sbrigati. Allora, quando batte le mani tre volte, uno, due, tre, esci fuori con Gigino, mi raccomando, eh! Ma chi è Gigino? No. Gigino, Gigino! Chi? Scusate, siete voi Gigino? No, no. A me nemmeno mai avevano avvisato che dovevo fare spettacolo. No, non lo sapevo, sennò mi preparavo. Sento pure come se dovessi andare urgentemente al bagno. È mai capitato che qualche attore doveva entrare in scena e invece l'hanno trovato dentro al gabinetto? No? Non lo so. Però io vado sicuro, perché appena esco dico quella della gondola, che quella è forte. Quella è una barzelletta vecchia, però io la racconto in due versioni. Cioè, mo io ve la racconto, voi avete sentito chissà quanti comici, se ridete voi, quelli fuori proprio se buttano sotto le sedie per le risate, sicuramente. Quella là, dei due carabinieri, uno che torna da Venezia dal viaggio di nozze e dice: ah, guarda, non mi sono voluto perdere niente, una luna di miele stupenda, ho voluto vedere Piazza San Marco, il Lido, i Mori, tutto. L'ultimo giorno ho preso mia moglie e ho detto: vieni, andiamoci a fare pure un bel giro in vongola. Allora quell'altro carabinieri dice: oh, una vongola, ma che sono sti vongoli? Come? Quelle cose lunghe, nere, che stanno nell'acqua. E lei dice: ah, le cozze quelle sue, Qua già si buttano per terra a ridere, perché... Scusa, Gigino, siete voi? No, però io poi la racconto un'altra volta, come l'ha raccontata mia mamma, perché sempre la stessa bazzetta, il carabiniere che torna dal viaggio di nozze e che dice: ah, non mi sono voluto perdere niente, Piazza San Marco, muore, così, Dice: l'ultimo giorno ho preso mia moglie e ho detto: vieni, ci andiamo a fare pure un bel giro in vongola. E quell'altro carabiniere dice: oh, vongola, che sono sti vongola? Dice: come, quelle cose lunghe, nere, coi remi, i fessoni, le bandiere. E quella dice: ah, ma quelle sono le cozze. Allora dice vicino a mia mamma: mamma, perché le cozze hanno i remi, le bandiere, i fessoni, E qua proprio queste si buttano, che pensano come l'ha raccontata mia mamma. No,
è forte, no? Cioè, ditelo proprio spassionatamente, perché se almeno se non vi piace, io cambio, posso fare un'altra cosa, perché fare pure i giochi di prestigio, un fazzoletto che faccio un, due, tre, esce un bastone da passeggio alto due metri, però mi organizzo. Fate un'espressione per sapere se è bello o no, che voi siete esperti. Don Angelo! Don Angelo! Il signor sta parlando con voi! Si sente poco, ha perduto tutte e due le orecchie in guerra. Allora per questo non avete sentito una parola di quella, capito? E perciò non ridevo, perché non avete sentito niente, cioè non avete... Niente, lasciate stare, no, non vi muovete, vi potete... si spacca la faccia, non vi muovete, fermo, state così, tranquillo. Tutte le orecchie, mi hanno messo una bomba qua e una là, boom, in guerra, eh? Don Angelo, almeno vedere ci vedete, no? Niente. Va bene, allora, va bene, lo tenete per bellezza, lo tenete. Va bene. Maestro, musica! Tu più grida e quello più stringe. E quello di questi devo ringraziare. Grazie, del grazie. Gigine. Mi chiamo un serpente, Gigine. Gigine, perché non la posso chiamare Gigine? Ma come si spegne così? Sorridi, sorridi, quello cucciolotto. E che fa? Non fa niente. Che esagerazione. Stringe un po', che fa? Sorridi, sorridi. Tempo previsto. Sull'Italia è giunta una perturbazione temporalesca dal Mediterraneo occidentale in movimento verso nord-est. Il tempo sarà perciò nuvoloso, con piogge locali e temporali sulle regioni centrali e settentrionali e sulla Sardegna. Sereno o poco nuvoloso invece sulla Sicilia e sul meridione. La temperatura è quasi ovunque in leggera diminuzione. I venti sono moderati al nord, deboli sulle altre regioni. Mossi i mari di Sardegna e di Liguria e l'alto e medio Tirreno. Poco mossi. Yumi, com'è che lavori all'ambasciata? Nel canale di Sicilia. Sono stata assunta come segretaria di mio padre. E siccome lui è quasi sempre in missione, ho il compito di organizzare l'attività prevista da lui per l'ambasciata. Feste, mostre, concerti, ricevimenti, tempo libero, insomma. Un bel lavoro, eh? Quando ero bambina che, quando venivano i programmi in televisione, mi sembrava che anche tutto il resto dovesse finire in quel momento. E me ne andavo a letto piangendo. E ancora adesso è più forte di me. E che fai, Yumi? Piangi, no? E che ti fai i problemi con me? Piangere è importante. Il mio professore di filosofia diceva che due persone sono veramente in sintonia solo se riescono a piangere insieme. E a te? Ti capita mai di piangere? Come no? Spesso. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto?
poco, due o tre giorni fa. Pensavo di più. E perché? Perché? Perché ho sentito una musica dolce, commovente, che mi ha fatto piangere, io. E non ti ricordi che musica era? No, il titolo no, non me lo ricordo, Yumi. Aspetta, aspetta. Non ho avuto un'idea. Vieni, vieni. Senti un po' questo. Ne conosco tante. Magari la troviamo. Questa? No, era più triste, più lenta. Aspetta, aspetta. Proviamo con un'altra. No, è che mi sento un groppo qua, ma le lacrime no, non mi... Forse perché è la musica che non è giusta. Lasciamo stare, Ayumi. Fa male trattenere il pianto. Vedrai che la troviamo. Ce ne sono ancora moltissime. Mi fa piacere. Cercate, quando siete bella, amico mio! Susanna, prepara la bambina, gliela voglio far vedere al signor Ruffo. Ma lasciate stare, signor Ruffo. Che lascia stare? Ma che stai guardando? C'è la sua. Io mi cercate. È bella la bambina, signor Ruffo. È bellissima. Guardate qua, guarda. Guardate la novità. Gli orecchini. Ci avete messo gli orecchini voi? Io ci mettevo gli orecchini, ma state scherzando. La carne della mia carne. Gli specialisti gliel'hanno messa. Gli specialisti? Quanto è bello, sì, due specialisti, un pediatra, il medico curante, tutto quanto. Guardate quanto è bello. Ah, ma è uno nuovo, non l'ho mai visto, eh? Sì, è un amico mio. Ah, mai lo passo. Gualtiero, il signor Guglielmo. Ah, Gualtiero, molto lì. Signor Gualtiero, scusate, vi devo fare una domanda. Si deve fare, guardate questa bambina. Sì. E dite la verità proprio per soddisfazione mia, eh? Sì. È bella bambina. Ma non lo so, è che a me piacciono più grandicelli, avete capito? Quando sono così piccoli non li so vedere. Che cosa?
Infatti, ma perché ti pigli queste questioni? Non ho capito. Che dille, è bella, bambina, si vede. E così ce ne andiamo, guardi. È bellissimo, signor Guglielmo. Ma che c'entri me lo dite voi? Lo so che è bellissimo. E voi me l'avete detto tante volte. Adesso è per lui che è uno nuovo. Dite la verità. Ma che significa? Allora, ognuno che viene qui sopra deve dire se è bello o è brutto. È una soddisfazione mia, signor Gualtieri. Ma state dicendo? Guardi, ma state dicendo? È bella, bambina, dille, che ci vuole? Uno si deve bisticciare. No, signor, dovete dire la verità. E la verità è una sola, che la bambina è bella. È bella, la bambina, e si dice. È una soddisfazione. Come dite? Lo dovete dire voi. Lo devo dire io. E c'è bisogno che lo dica. Poi più piccolo, più grande. Che le ragazze vogliono che sa male. Poi quando uno è bella dalla nascita. Quando è bella, si è bella, si è bella. Davide, che ci posso fare se non lo... E che ci potete fare? Che ci potete fare? Dovete dire la verità. È bella la bambina. Che ci vuole, signor Guglielmo? Scusate, ma dico, tanti di noi che siamo qua, che diciamo una continuazione. È bella, è bella. È bellissima la bambina. Proprio lui che... Allora pure voi non avete capito. Lui che è nuovo, è uno nuovo, non l'ha mai detto. Vabbè, è lui che lo deve dire. Ma è bella bambina, no, come non ci potete fare? Non ci posso fare, non ci pensi. Scusate, ma andate pigliata sta micro. È bellissimo, quello ci pensi. Tu capisci che è bella, è troppo bella. Sì, bella papà. Bellissimo. Andiamo a cenni, sono così pazzi. Lo dicevi, è bella bambina e basta. Davide. Ma allora la fai di proposito questa faccia, no? Perché, no, per un attimo sembrava che ti fosse venuta una paralisi, no? Fa piacere che stai bene, no? Non lo so, va bene. Grazie. Vieni, come non detto. Ciao Adeli, come stai? Adeli, io veramente ti volevo portare dei fiori, non so, dei cioccolatini. Ma mi è stato umanamente impossibile, sai, perché stanno tutti quanti chiusi. Come mai, qualche festa? Ah, non lo so, però stanno tutti quanti chiusi. Ma pure quello là qua sotto che sta aperto giorno e notte sta chiuso, Ma guarda un po', è proprio in indecenza. Davide, ma tu come mai stai qui, Non dovevi uscire con la giapponese, no? Sì, sì, ma ero più tardi, alle 8. Alle 8? Ui, sono le 8:10. Non si fa aspettare una così bella ragazza. Ti bella? Mo bella. Che hanno di speciale questi giapponesi, bella? Chi? Io? No, niente. Guardi, bella è bella. Però è triste, guardi. Triste, mamma mia, triste, quando è triste. Triste? In che senso triste, Davide? Tu mo, Adeli, lo sai, io sono romantico, no? Io mi è una cosa esagerata, guarda. Andiamo a fare una passeggiata, mi porto fuori ai cimiteri, è mai possibile. Poi mi scappa una risata, ma così, senza... perché stai sulla buia? Che stai ridendo a fare? Cose proprio... Poi i film, andiamo a vedere solamente i film dove muoiono 6-7 personaggi, perché sennò a lei non le piacciono, capi? E poi piange. Piange? Ehi, ma per qualunque motivo, senza... Davide, mi sono ricordato una cosa di quando ero piccolo. E piange, capito? Davide, com'è bella questa cosa che hai detto. Piange, una continuazione. Piange. Davide, tu perché non la fai distrarre un poco? Che ne so, portare qualche bel posto divertente, allegro, Non so, all'ippodromo, per esempio. Ma l'ippodromo è un posto divertente, guardi... L'ippodromo? Una ragazza all'ippodromo? Perché ci stanno i cavalli? Ma mo i cavalli fanno ridere, guardi, ma Davide, non ho capito. Davide, portala al Luna Park. Il Luna Park è perfetto. Ma lo sai che Adelina ha avuto una bella idea? Brava, Adelina. Luna Park... Sì, però perché non facciamo una cosa? Venite pure voi, per favore, perché pure questo fatto che siamo sempre io e lei, sempre sole, capi? Secondo me pure è un poco, Sì, Gualti, andiamo pure noi. No, non se ne parla proprio, per carità, io non ci posso proprio mettere piede sulle giostre. Vabbè, allora vuol dire che aspetti a te, io non capisco. C'ho pure un'amica, ci dai il biglietto, omaggio, niente. Ma sì, io non voglio scombinare, è sempre una bella passeggiata, lì. Già non ci capita quasi mai di stare insieme la sera, ragazzi. Sai che sto pensando, che posto un giretto me lo faccio pure io. Hai visto come cambia subito, Adelina? Io so io come lo devo pigliare a Gualtiera. Qui, Davide, tu non ti devi preoccupare, perché con gente allegra e simpatica come noi, io mi si deve divertire per forza. Guardi, non capisco, che vuol dire che Yumi è triste per colpa mia? No, io non ho detto niente. No, vabbè, Davide, diciamo gente simpatica come noi, non come te. Ma non è che mo uno vuole, capito? Allora vuol dire che colpa... Cioè, allegra e simpatica come noi o come noi?
Come noi. Come noi, no come noi. Vabbè, Davide, come noi. E sei un poco strano, Ma io sono strano, È vero, però certe volte come è strano si imbunda. Vabbè, scusa, ma tu che c'entri? Io posso dire che è strano quell'amico mio. No, vabbè, io dicevo per dire, per carità, hai ragione tu. Mettetevi d'accordo, sono strano, non sono strano, decidete, poi basta che me lo fate sapere. Divertente, si divertono tutti quanti, perché devi piangere? Ma c'è la luna piena. C'è la luna piena. L'altra volta era il primo quarto e sembra la stessa cosa. Ho messo lì, forza! Me ne posso andare, si è fatta tardi. Sì, solo l'ultima cosa. Cercate di non mangiare e di non bere. Se proprio siete costretti ad accettare, cercate di prendere tutta roba secca. È stata la larga dai babà e dai cioccolatini al liquore. Il liquore scorre, è tremendo. Lo so. Vabbè, colonne, ma questa era l'ultima, me ne posso andare, per favore. Ma badate di non ballare, che poi sudate. E il sudore mi corrode i pezzi di stoffa sotto le ascelle. Vabbè, colonne, perché è un poco di sudore. E cercate di non cadere. Vabbè, colonne, però se mi buttano sotto una macchina non voglio avere responsabilità. Ma voi quando attraversate la strada potete stare attenti. No, io sto attento, però non si può mai sapere, qualcuno non mi vede. Tornate presto. Sì. Mi raccomando, l'umidità rovina i vestiti. Non più tardi della mezzanotte. Beh, colonne, mo questo Cenerentola, non lo so quando finisce, però... Signor Ruffo, mi raccomando. E non vi preoccupate, non è, agli ordini. E non alzate troppo di scatto il braccio, che si può scucire la manica, vi va un po' stretta. Non vi preoccupate, sto tutta la sera così, va bene? Al massimo faccio così, va bene? Mi raccomando. Arrivederci, con me. Buonasera, Piano, piano. Fermo, sì o no? Io non lo so come ho fatto a sistemare i cartoni a uno e quello viene e li sparpaglia tutti quanti. Ma allora io devo ricominciare tutto da capo. Scusate tante, io volevo solamente aiutare, ho sentito che vi stavate lamentando. Io te, certi dolori, non ho mangiato, dormo per terra e non mi posso neanche lamentare. Ma chi vi ha chiamato? Ma mi avete sentito chiamare aiuto a me? No? E allora? Venite! Venite! Non vi voglio mai! Non vi pigliate paura! Non vi pigliate paura! Se state qua, è il destino che vi ha mandato! Guardate! No, signora! C'è il segno! Il segno della stella! Signora, che vuol dire che tengo il segno della stella? Questa... Signora, non fate così, signora. Lo vedete che... Passa. Allora, che volete sapere? Salute, lavoro, denaro. Amore. Ah, ma allora me lo fate apposta. Io vi dico salute, lavoro e denaro e voi mi rispondete l'amore. Signore, no, non verrà. A me mi interessa l'amore. E poi se non posso scegliere loro, che me lo chiedete a fare? Indovinate quello che volete voi, Uffa! Ma capitano tutto a me, ma capitano! L'amore,
Non ci sta niente a fare. Per l'amore, ci vogliono 1000 lire. Vabbè, basta che lo dici, capisci? Ecco, 1000 lire. E questi sono tutti azzeccati. Quello non ce le piglia nemmeno la banca. Signore, io tengo solo 2000 lire. E come facciamo? Io il resto non lo tengo. Ho capito. Vabbè, pigliatevele tutto quanto e basta che continuate, perché mamma avete fatto venire proprio la curiosità. Ecco. Signore, le altre 1000 lire, signore? Va bene. Più tardi le butto io, non vi preoccupate. Oh, datemela, ma... Avete delle preoccupazioni? C'è una donna che vi crea dei problemi? Sì, no, non lo so, quella è mia zia, no? Ma guardate bene, non ci sta vicino a me una donna giovane? Sì, è riccia. No, quella è Adelina, è un'amica mia. No, una donna giovane straniera, eh? Ah, sì, è francese. Francese? Le francesi hanno gli occhi così. Guardate meglio. Basta. Le nubi si sono chiuse. E poi, per 2000 lire, ho parlato anche troppo. Veramente, signor, 3000. No, non voglio... Basta che ve ne andate, vi faccio un bel regalo. Però ve ne dovete andare. Un bel regalo, signor. E di che si tratta? Aspettate. Schifezza. Mi mettete un'altra poco, è meglio. Adesso questa vostra mano è piena di fluido magico. Basta una stretta di mano a chi volete voi, farà tutto quello che volete voi. Tutto quello che voglio io. Tutto. La mano a uno fa quello che voglio io. Tutto. Ma tutto quello che mi passa per la testa a me, qualunque cosa. Mi è scucciata. Cioè, qualunque... Ecco. Accidenti, come stai bene in abito da sera? Che te ne pare della festa? È bellissima, Yumi, ma hai organizzato tutto tu? Certo, e questo è il mio lavoro. Anzi, adesso devo continuare a controllare che sei tutto a posto. Ma non ti lascio solo, ci penserà mio amico a farti compagnia. Rio, questo è Davide. Konbanwa, Yura desu, hajimemashite. Rio, se vuole, sa anche parlare un poco di italiano. Meno male, perché io sennò non capisco proprio niente, Yumi. Beh, scusatemi, adesso devo andare. Ciao, Davide.
A dopo. Torna presto, aiuto. Bữa nay họ tổ chức cái đám tiệc này rất là long trọng đó, mà họ tổ chức rất là đẹp luôn. Giờ mình coi thấy này, những cái bánh đồ này kia làm rất ngon đó, trong đó rồi mấy đồ này kia. Mình ngồi ở đây mình nhìn xuống mình thấy anh bay mình nhìn xuống. Lúc mình đi máy bay á, mình dòm xuống thấy những cái trống rồi này kia nó đẹp lắm, mà những cái chiếc tàu rồi này mình dòm á, cái thành phố này nó nhiều cái điểm đặc biệt lắm mà mình không có thấy được. Nhất là họ đây rất đặc biệt, là họ phơi đồ có những cái chấm chấm, họ kéo qua kéo lại cái nhiều loại cây sau cái mà này kia, nhất là cái ở trên máy bay mình nhìn xuống rồi này kia mình thấy mà cái thành phố nó đẹp lắm rồi này kia đó, mà thấy ở cái thành phố này á đặc biệt lắm. No, thấy cái mà treo quần áo rồi thấy kia. E allora, vi siete divertiti finora, eh? Sì, molto. E io è faticare. Beh, adesso potremo andare a fare un giro. Rio ha le chiavi della macchina del padre. Ma seguiti tu che sei del posto è meglio. Davide, tu sai guidare? Io ho la patente B dal 1971, hai voglia? Allegra stasera, eh? Sì, è tutto così perfetto. Fanno gesto di qua, di là, fanno gesto! Ma che dicono, avanti o indietro? Che io non li capisco a questi qua, che dico? Davide, fai qualcosa. Andiamo via da qui. Fai qualcosa, come se fosse facile, io. Non vai, non vai. Io mi. Davide, perché deve finire sempre tutto male? Ma male che cosa, Jung? Che cosa? Davide, io non capisco. Tu sei sempre così. Così. Eppure io certe volte mi meraviglio, Jung, dico, wow, stasera come sono così? Così che, Yumi? Io sono così, se ti va bene, se no lasciamo stare. Thank you.
giờ làm sao, giờ tối làm sao về mà đi được hả? Non capisco una parola, non capisco niente. Zitti. Come si dice? Zitti. Davide. Davide. Oi. Che te ne pare? Ti sembra una buona idea? No, no, ma come idea è bella, anzi, niente male, ci mancherebbe. Allora avete deciso, cioè partite, stabilite. Forza. Ma tu ti rendi conto, quella linea deve dare il 10% all'impresario. Deve pagare quello che scrive le scenette, i suonatori. Sono tutti soldi buttati, è un boccato di Dio. Qui, se invece noi ci spostiamo con il camion, non abbiamo più bisogno dell'impresario. Abbiamo ogni giorno una piazza nuova a disposizione. Di scenette, io ne posso scrivere a centinaia. I suonatori li mettiamo in società a percentuale. Oui, e non si può sbagliare. Adelie, tu non ti vedi più a nessuna soubrette. Gualtiero, showgirl. Scusa, cara, mi sono espresso male. Showgirl, guarda, dove stanno i giusti soubrette? Eccolo qua, Adelie, che ti dicevo? È una favola. Guarda, basta qualche ritocco qua e là e diventa un capolavoro. Sai che facciamo noi? Ci mettiamo un bel tendone agganciato direttamente al telo del camion. Così c'esce un bel palcoscenico. Due quinte e un camerino per te, che è la fine del mondo. Qui, sopra alla cabina, però ci dobbiamo mettere un altoparlante, perché quando andiamo sulle piazze io devo fare gli annunci, capito? No, la gente deve accorrere così, ti devono vedere tutti quanti. Davide, allora, per me è il massimo. Che dici tu? Dacci un parere, no? Mi sembra che la cosa vada bene. No, no, ma se viene come dice Gualtiere è bello, perché non so se proprio questo è il massimo, così, però no, no, ma va bene. Allora, che fate allora? Lo fittate, insomma? Lo fittiamo. Ma lo compriamo. Con gli stessi soldi dell'affitti, capito? Però alla fine è nostro, eh? Davide, ma non ti piacerebbe venire con noi? Gualtier pensa che da quando l'ho portato a fare uno spettacolo con me, l'impresario telefona sempre che lo vuole, guarda. Adelie, se fosse per me ci verrei di corsa. Il fatto che non posso venire perché stasera parte, devo tornare al paese. Quella mia zia è riuscita a farsi cacciare pure dal convento. Come faccio a rimanere a Napoli senza la sua copertura? Quella ai miei gli viene un infarto se sanno che io sto a Napoli senza lavoro. Come si fa? E certo, lasciavano la creatura da sola. Davide, tu tieni 30 anni, ma ci pensi o no che l'età tua? Rita Pavone era già sposata con Teddy Reno, vabbè? Beh, infierisci, Adelie, infierisci, che devo fare? Bernadette, avevo già visto la Madonna di Lourdes. Oh, vedi che mo è colpa mia se non ho visto ancora la Madonna. Quella se vieni la vede, che vuol dire? Vabbè, non ci pensa, gioca Davide, gioca. Chi sta giocando, Adelie? Vabbè, tu gioca. Ah, beh, allora sto giocando, hai ragione tu, vabbè. Già sono nervoso di Teddy Reno, la Madonna di Lourdes, ma... Vabbè, gioca. Continua a giocare, Davide. Chi sta giocando? Ma che? Sei arrabbiato? Ma non lo so. Un po' strano però. Lui. Scusate. Buongiorno. Vieni, dai. Senta, noi saremmo interessati a questo camioncino grigio. Quanto viene? E questo viene 100.000 lire al mese, esclusi i chilometri, la benzina e pure le ruote che sono di un altro camion. Noi veramente per l'acquisto avevamo pensato a un leasing.
capito? Subito si è tolto la pietra dalla scala. E che l'è morta superiore. E se mi voleva mandare a Trieste, mi voleva mandare. E a Trieste. A Dolorano. Allora hai deciso? Ho deciso, Adele, ma che ho deciso? Oramai devo partire per forza. Vabbè, hai deciso. Ma come ho deciso? Ma ti rendi conto, quello mia mamma si fa venire un crepacuore, ah, non posso capire. Non dolore, ma se non tengo manco una lira, in quale albergo vado? No, uè, dici a questo scostumato di tuo marito di non gridare, perché io sento tutto quello che dici, pure per te lei. Davide, non ti fa portare il peso, non è che mi vorresti lasciare la valigia? Guardi, una cosa, io già sono un po' così che devo... Me l'hai chiesto già tre volte, ho lasciato tutto, questo... Non te lo posso lasciare, è un ricordo di famiglia. L'ho sempre detto, tua madre è una signora, un cuore nobile. Non ha fatto una piega. Mi ha detto, vabbè, tanto per non cambiare. E che te lo devo dire io? Questa è casa tua, quando vuoi venire vieni. Non per niente è mia sorella. Tuo padre invece... Beh, ragazzi, noi ce ne andiamo, eh? Arrivederci e tanti auguri. Andiamo, Davide, se no parte la corriere, facciamo tardi. Sta piovente, che saluto sotto la pioggia. Oh. Voglio un momento, devo proprio andare. Andiamo, va, che sta piovendo pure fortissimo. Adeli, ciao. Ciao, guarda. Ciao, Davide. Vai, sali da dietro, vai. Ciao! Davide! Davide! E scendi! Scendi che sei ancora in tempo! Davide! Tu scemo, non ho mai capito niente! Facite scemo, come sarebbe a dire cosa pensi di fare? Cosa pensiamo di fare? E cosa ho detto? E allora si dice cosa pensiamo di fare? Ma questo ho detto. Mi raccomando, se arriva posta, te la mandate. Arrivederci. Grazie. Mm-hmm.